Allora, mister, siamo alla vigilia di una partita particolare, per quel che ti riguarda, nel senso che hai passato tanti anni a Corticella. Che sensazione hai? Se è magari una settimana che hai vissuto diversamente o se è stata esattamente come le ultime e che tipo di partita anche ti aspetti e come la vivrai? Allora, sicuramente una partita particolare, ma non abbiamo avuto, e parlo in plurale, perché poi alla fine noi ci siamo mossi con tutto lo staff tecnico, che siamo io, Filippo Ceglie, Antonio Ciaccia, ci siamo mossi tutti insieme, quindi diciamo che per tutti è una partita particolare, che abbiamo passato 3 bellissimi anni, poi però, come succede sempre nella vita, le cose vanno avanti, abbiamo scelto di fare un altro percorso, insieme a Corticella loro hanno preso una strada, noi ne abbiamo preso un'altra. Siamo contenti del nostro percorso e abbiamo pensato solo alla follia, cioè noi la partita l'abbiamo preparata, è vero che c'è un aspetto diciamo di cuore legato a tutto quello che rappresenta per noi Corticella, però in realtà dei fatti è una partita di calcio e per noi qua oggi valgono 3 punti, sono 3 punti importanti che proveremo a fare nostri. Sarà una partita difficile perché alla fine conosco il loro allenatore, verranno qua diciamo, a cercare di imbrigliarci, però insomma, noi abbiamo le nostre carte, quindi ci aspettiamo una partita combattuta, però speriamo di riuscire a fare la nostra. Ecco, in questa settimana, forse anche da quella precedente, insomma, da quando è arrivata la vittoria, che forse scioglie un po' gli animi, la parola che ho sentito un po' entrando maggiormente, all'interno dello spogliatoio è il sorriso. C'è bisogno un po' di trovare quella positività, a prescindere, forse anche dai risultati, di trovare serenità, perché è quella che poi dà energia per lavorare al meglio la domenica, credo. Credo che proprio utilizzato la parola chiave, oggi prima dell'allenamento ho parlato di questo argomento qua, mi presenterò all'allenamento con la maglia del Brasile, proprio a indicare che ci vuole della gioia, il calcio è gioia, se la fai, cioè, bisogna essere professionisti ma con della gioia, perché cioè, bisogna ricordarsi che è un gioco, se il gioco lo fai da triste, il gioco che verrà fuori sarà un gioco triste, quindi noi dobbiamo fare invece far sì che questo gioco sia qualcosa di divertente, che ci dia stimolo, ci dia entusiasmo, quindi la parola chiave credo proprio che sia quella, trovare la maniera di divertirsi, chiaro, nella professionalità che è necessaria mettere in questo lavoro, però con grande divertimento. Ecco, manca ancora qualche ora all'inizio della partita. Domenica scorsa c'erano stati due piccoli problemi fisici, prontamente immagino recuperati. In generale, come sta la squadra e come procede dal punto di vista della condizione? La squadra, tranne Drud, che diciamo che siamo in fase di recupero, in via finale, nella parte finale del recupero, stanno tutti bene, il resto le ho tutte a disposizione, quindi sono contento, pensiamo di affrontarlo al meglio. Chiaro che sappiamo che il campionato di Serie D ogni partita è complicata, ma diciamo che abbiamo le nostre armi per far sì che l'affrontiamo con la giusta carica. Un'ultima cosa, si torna tra le mura amiche, il terreno del Morgagni. Calendario ha voluto che delle prime quattro partite ufficiali di questa stagione, quindi sostanzialmente un mese, solo una di queste è stata al Morgagni. C'è voglia di trovare anche il giusto feeling e quel sorriso, quella positività, anche trasmetterla ai tifosi. È questo, immagino, il punto centrale. Eh beh, certo, ci piacerebbe riempire lo stadio e per riempire lo stadio devi dare dello spettacolo, cioè, quindi abbiamo voglia di fare bene in casa nostra, di creare quell'entusiasmo che oggi a Forlì vedo, specialmente nel basket, vedo un grande seguito nel basket perché comunque in questo momento è l'attività che probabilmente fa divertire di più i tifosi. Noi speriamo di veicolare una buona parte di questi tifosi anche nel calcio, quindi di farli divertire, farli innamorare del Forlì Calcio. Grazie mister, in bocca al lupo. Prego.